Siamo qui con Maurizio Gentili dell'Italian Trade Agency, però preferiamo chiamarla con il nome italiano, cioè ICE Agenzia, che è molto importante questa intervista in questo contesto di questa fiera internazionale del bovino da latte. La nostra produzione lattiero-casearia, soprattutto la parte ovviamente dei formaggi, sta rappresentando una fetta importante per il nostro paese, per il prodotto interno lordo del nostro paese, e l'esportazione ovviamente è per noi una scelta inevitabile, anche perché sembrerebbe dai dati che sempre più viene apprezzato il Made in Italy nel resto del mondo. Maurizio Gentili e quindi l'agenzia ICE, o meglio ICE Agenzia, si è fatto carico appunto di coinvolgere in qualche modo le delegazioni straniere che sono interessati al nostro mercato. Però volevo a Gentili rivolgergli la prima domanda: ma che cos'è questa ICE Agenzia? Se ce la spiega. L'ICE Agenzia è semplicemente l'agenzia italiana che in qualche modo permette l'internazionalizzazione. Si chiama ICE Agenzia in italiano e Italian Trade Commission in inglese. Abbiamo cambiato in qualche modo il nome dopo quella che era stata paventata come la chiusura del nostro ente. Però siamo ritornati, diciamo, anche se dimezzati, facciamo lo stesso lavoro di prima. Grazie. Abbiamo visto e ci raccontava a microfoni spenti che in questo momento e durante lo svolgimento di questa fiera edizione 2018 della Fiera Internazionale del Bovino da Latte ci sono diverse delegazioni straniere. Quali sono? Quali paesi sono presenti qui a Cremona? Dunque, anzitutto noi abbiamo coinvolto i paesi stranieri richiesti dalla fiera, quindi abbiamo concordato, diciamo, i paesi da scegliere da dove provengono i buyer con la fiera, quindi esattamente con un interesse mirato. In particolare nel nostro caso, li leggo perché per non omettere nulla. Provengono dall'Azerbaigian, dalla Bulgaria, la Macedonia, l'Iran, l'India, il Kazakistan, il Marocco, la Romania, la Moldova, la Tunisia, la Turchia e la Serbia. Abbiamo invitato ben 56 buyer diciamo limitando i costi, avendo anche meno soldi a disposizione dello scorso anno. Bene, Gentili, ottimo lavoro, grazie per questo. E una domanda che può essere anche fuori tema, però credo che sia comunque lei competente per rispondere. Cosa potrebbe attrarre questi stranieri? Cioè, cosa potrebbero di trovare interessante in Italia da poter poi importare nei loro paesi? Anzitutto il Made in Italy in generale, nello specifico qui pare che ci sia il 44% della produzione del latte italiano, per latte si intende anche derivati, si parte dalla vendita eventualmente delle mucche o delle vacche da latte, per arrivare poi anche all'industria dei formaggi o quella del latte. Queste persone sono state appunto accuratamente scelte perché sono persone interessate ad acquisire o tecnologia italiana o diciamo comunque a comprare, a fare business con l'Italia, perché queste nostre produzioni, se non vengono anche esportate in qualche modo all'estero, potrebbero perdere di importanza, nel senso che commerciare soltanto all'interno, quando il mercato interno è in crisi come in questo periodo, se non c'è uno sbocco all'estero, praticamente la produzione rischia di fermarsi. Quindi abbiamo scelto appunto di comune accordo con la fiera i paesi interessati, con i quali poi ci sarà un feedback, e diciamo torneremo anche su questo. E niente, questo è quanto per il momento. Perfetto. Gentili, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato.
ma la ringraziamo anche in qualità di operatori della filiera, perché agevolare l'esportazione, creare queste condizioni sicuramente darà ai nostri produttori di latte, quindi gli allevatori, e alle nostre, diciamo, alla molteplici aspetti della nostra produzione casearia un futuro. Grazie, gentili. Sono io che ringrazio voi perché mi date la possibilità diciamo di dire qualcosa e di fare un po' di pubblicità all'Italian Trade Agency, appunto all'ICE Agenzia, che sembrerebbe poco conosciuta, in quanto noi riusciamo a sviluppare le piccole e medie imprese a portarle all'estero, perché da sole non avrebbero la forza, la capacità e economicamente parlando di poter andare fuori. Quindi grazie a voi.